grande staffilata di Anoni a fil di palo, fuori. 4 minuti dopo questa pericolosa incursione sampdoriana, cross di pari per Mancini che ha anticipato da Anoni. Al 21esimo da Dossena a Vialli, cross per Bonomi un po' lungo, interviene anche Invernizzi, Paradisi poi spinge la palla in corner. Al 41esimo la prima rete ospite, rimpallo favorevole alla Samp, palla a Dossena, cross per Bonomi che insacca sotto la traversa, attenzione. Ed è l'1-0. Al sesto della ripresa Bjerkovud gira al volo per Vialli. Bellissima la girata per Vialli, palla di poco sopra la traversa. Al decimo minuto c'è questo pasticcio nell'area doriana, ma il Como non sa approfittare della situazione. Un minuto dopo, contropiede di Pellegrini, pressato da Invernizzi, centra per Mancini che però manca il bersaglio, vedete. Al 32esimo infine la partita si chiude con questo fallo un po' ingenuo di Albiero su Salson. È calcio di rigore che Vialli trasforma. Ecco la trasformazione, molto tranquillo Vialli su 2-0 il risultato finale. Non è stata una brutta partita per la verità, anche se i due partieri hanno veramente lavorato molto poco. Si è giocato prevalentemente sulla fascia centrale del campo, in modo un po' troppo spezzettato forse. Decisivo, in senso negativo per il Como, naturalmente l'uscita di Cornelius nel 15esimo del primo tempo per incidente. Poi nel momento di maggiore pressione del Como, nel tentativo di recuperare il passivo, il rigore per fallo di Albiero ha messo decisamente la parola fine all'incontro. Direi che tutto lì.